Umayalı geçeri sabarı ore ayırgan Il laboratorio d'arte MAB compie 5 anni di attività. Tutti conosciamo questo laboratorio, sito in via Morrone a Sulmona, dove da anni, esattamente 5 anni, alcune persone organizzano mostre di pittura, scultura, fotografia e molto altro. In questa occasione il MAB presenta alla cittadinanza un evento particolare, un mandala per la pace, dal monastero buddista di Garden Yangtze, stato di Karmanaka, India, in collaborazione con l'Istituto Samantabha di Roma. Due monaci tibetani sono presenti nello spazio della galleria MAB per realizzare un mandala di sabbia dal pomeriggio di venerdì e durante le giornate di sabato e domenica, fino a domenica pomeriggio, quando avrà luogo la cerimonia finale della dissoluzione dell'opera. Mandala significa innanzitutto cerchio, e il cerchio è il simbolo per eccellenza di tutto ciò che è armonia e composizione dei conflitti, degli antagonismi. E la realizzazione del mandala, che è un'opera che può richiedere molti giorni di lavoro, in questo caso inizieremo oggi pomeriggio per terminare domenica, ecco, la realizzazione del mandala di per sé è un esercizio di concentrazione, di meditazione, di allenamento per conseguire la calma interiore, ed è un messaggio di armonia per tutte le creature e gli esseri viventi. Non a caso la creazione del mandala fa parte della formazione del monaco tibetano, quindi è davvero una pratica religiosa, spirituale. Certo, per noi è anche una bellissima esperienza visiva. I due monaci, dopo una preghiera e dopo aver spiegato tramite un interprete in lingua inglese i momenti essenziali e il significato della loro realizzazione, si sono messi al lavoro. Presente l'assessore alla cultura Manuela Cozzi, il comune ha offerto il suo patrocini ad un evento così particolare e così diverso dalla nostra cultura. Allora, sicuramente il Comune ha voluto sostenere questa iniziativa proprio per il valore interculturale che rappresenta e quindi anche per l'avvicinamento di culture diverse, di confronto, di stimolo e sicuramente anche di curiosità, perché certamente molto distanti dal nostro contesto. Sicuramente avremo da imparare, soprattutto per quelli che sono diventati ormai i nostri ritmi quotidiani, e quindi ecco, saranno sempre auspicabili o momenti di confronto come questo, e grazie anche al laboratorio MAV che sicuramente è sempre molto attivo e partecipe a iniziative così importanti. I due monaci stanno eseguendo un lavoro certosino che si conclude con la dissoluzione del mandala proprio domenica. Nel frattempo, chiunque volesse assistere al lavoro dei monaci può farlo nelle ore di apertura del laboratorio.